In questo video parleremo di NFT, uno degli argomenti più chiacchierati in assoluto in questo momento quando si parla di investimenti, speculazione, cripto e del mondo della blockchain in generale. Non andrò nuovamente a spiegare che cosa sono gli NFT perché l'ho già fatto in un video precedente qualche mese fa, lascio il link sotto in descrizione per chi se lo fosse perso, però in questo video quello che andremo a fare è cercare di capire perché c'è tutta questa speculazione e perché così tanti speculatori stanno facendo tantissimi soldi tradando, scambiandosi NFT. Cercheremo anche di capire dei potenziali risvolti a livello imprenditoriale del futuro degli NFT ed inoltre alla fine del video parlerò anche di un progetto di NFT che sto seguendo con particolare interesse, questo perché è un progetto che deve essere ancora lanciato. Come sempre ragazzi, è ancora prima di cominciare con questo video, se vi piacciono questa tipologia di contenuti, quello che vi chiedo è di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo YouTube e in più mi fa molto piacere. Ma perché quindi questa nuova tecnologia degli NFT sta prendendo piede così velocemente? Bene, la risposta è molto semplice: soldi e avidità. Questo perché i ritorni sull'investimento di alcuni di questi NFT stanno facendo sembrare gli OG di Bitcoin, quindi coloro che hanno comprato Bitcoin anni e anni fa, come se avessero comprato delle obbligazioni. Prendiamo l'esempio dei CryptoPunk, progetto molto famoso nel settore degli NFT, e pensate che è stato lanciato nel 2017 e sono state create solamente 10.000 immagini pixelate di questi CryptoPunk e sono state date gratis. Che ci crediate oppure no, questi CryptoPunk vengono venduti a prezzi assurdi. Questo qui per esempio è stato venduto al valore di 5,3 milioni di dollari. Poi c'è quest'altro CryptoPunk che è stato venduto per 6,6 milioni di dollari. Troviamo per esempio anche quest'altro che invece è stato venduto per 7,5 milioni di dollari. Oppure altri progetti come quelli delle Bored Apes, quindi le scimmie annoiate. Pensate che in questo momento se si vuole comprare una di queste scimmie NFT bisogna sborsare come minimo un 180-200 mila dollari. E alcuni di questi pezzi vengono venduti a cifre assurde, come questa qui per esempio che è stata venduta a 3,4 milioni di dollari. Ci crediate oppure no, grandi aziende dell'S&P 500 stanno iniziando a comprare NFT come Visa, per esempio, per non parlare di tutti i vari influencer che in questo momento non stanno facendo nient'altro che acquistare NFT. Oppure, mi viene in mente, giusto un paio di giorni fa è uscito fuori Jimmy Fallon, ragazzi, che è quello che conduce il Tonight Show, ha pubblicato su Twitter di essere entrato anche lui nella community di queste scimmie annoiate, di aver acquistato per non so quanti soldi il suo primo NFT. Ora bisogna sforzarsi facendo il passaggio dalla mente logica alla mente non logica. Quindi, perché sta gente spende così tanto per questi NFT? Bene, il motivo, per cercare di spiegarlo in maniera più semplice possibile, è lo stesso per cui c'è chi si porta la barba, c'è chi si porta il cappellino, chi si fa un determinato tipo di tatuaggio, oppure anche chi si compra un Rolex. Questo perché siamo creature che comunicano tra di loro non solamente in maniera verbale, ma anche paraverbale e non verbale, quindi anche tutto ciò che possediamo, i nostri vestiti, il nostro abbigliamento, parlano, dicono chi siamo, e lo so che molti stanno pensando se ti compri una scimmia annoiata, dicono che sei un pirla. Ma il fatto, ragazzi, che più andremo avanti, più probabilmente i nostri acquisti digitali andranno a dire chi siamo. Pensate per esempio alle nuove generazioni, per loro è già normalissimo quello di acquistare gli oggetti digitali di NFT in giochi come Fortnite per esempio. Il discorso è che come esseri umani siamo geneticamente portati ad accumulare dei beni che parlino di noi, dei vestiti che ci fanno sentire bene, oppure una qualsiasi tipologia di oggetto che ci fa provare ricordi, nostalgia, affetto e qualsiasi altra cosa. E se ci fermiamo a riflettere, ognuno di noi è una zia, un parente, un cugino, un amico, l'amico di un amico che colleziona qualcosa, che si tratti di accendini, di biglie, di vasi di porcellana, di elefantini in miniatura. E il motivo per cui questi NFT costano così tanto è lo stesso motivo per cui ci sono, per esempio, tante carte sportive come il baseball, uno degli sport che mi viene in mente, che costano così tanto. Per esempio la carta di Mickey Mantle è stata venduta per 5,2 milioni, oppure quella di Honus Wagner per 6,6 milioni di dollari. E quindi capite che è un discorso di valuta sociale, voler mostrare un qualcosa che possediamo che gli altri sanno che hanno parecchio valore. Io se vedo uno che ha un CryptoPunk oppure una di quelle scimmie annoiate, penso che questo qui abbia speso un sacco di soldi per avere quell'immagine. Giustamente uno potrebbe dire: io faccio lo screenshot a quell'immagine e va bene uguale. Bene, Twitter ragazzi sta andando a inserire un meccanismo nel proprio algoritmo che va a riconoscere chi ha un NFT vero oppure chi ha semplicemente fatto uno screenshot. E giustamente non tutti capiranno questa estrema speculazione che si sta creando, però vi propongo un dato che magari vi farà dire: ok,
probabilmente questo settore, questa estrema speculazione continuerà a crescere. Quindi verranno immessi ancora più soldi di quelli che già stiamo vedendo in questo settore. Pensate per esempio che tutte le maggiori piattaforme di NFT messe insieme fanno circa 3 miliardi di dollari di volume al mese. Sembra tanto finché non pensiamo al fatto che delle meme coin nel mondo delle cripto come Shiba Inu o Dogecoin fanno anche più di 30 miliardi di volume in un solo giorno. Quindi non mi stupirei assolutamente se il mercato degli NFT passasse dagli attuali 600.000 acquirenti fino ad arrivare a diverse decine di milioni. Questo che cosa significa? Che probabilmente molti trader di NFT faranno un sacco di soldi. Ovviamente qui è anche giusto e doveroso sottolineare che molti altri perderanno soldi tradando NFT. E infatti qui arriva la domanda: è pericoloso tradare NFT? Bene, io penso proprio di sì. Penso che in questo momento il mercato di NFT sia un po' come quello che è successo negli anni 90 con la bolla delle aziende di internet, la bolla delle dot-com, perché mentre il settore degli NFT a livello imprenditoriale si evolverà e cambierà secondo me molti settori, il mondo in questo momento del trading di NFT, del mercato degli NFT, è solamente fatto di speculatori che vogliono fare più soldi possibili. E ora ci arriviamo al come gli NFT non sono solamente delle immagini di scimmie, ma possono anche, anzi sicuramente, cambieranno a mio avviso diversi settori, perché se ci pensiamo bene, internet nella sua prima fase che cosa faceva? Raccoglieva informazioni. Nella seconda fase, quindi il cosiddetto web 2.0, ha migliorato la comunicazione. Ora siamo alla fase del web 3.0, che catturerà la consumerizzazione delle risorse e la posta in gioco in questo momento è davvero molto alta. Ma quindi la rivoluzione degli NFT come cambierà il mercato del lavoro e diversi settori? Bene, è difficile parlare di questo a livello tecnico in questo momento, anzi è impossibile, ma quello che posso dire è sicuramente che in molti, a mio avviso, in tutta questa equazione stanno sottovalutando il potere degli smart contract. Per esempio, tra 15 anni o anche meno, io penso che chiunque decida di scrivere un libro non lo farà più tramite un editore, ma tramite un'infrastruttura di NFT. Oppure un artista che deciderà di lanciare un'etichetta discografica non si appoggerà alle case discografiche, ma anche lì utilizzeranno piattaforme di NFT per ricevere sempre delle royalty. Vengono in mente anche gli eventi sportivi, oppure concerti o qualsiasi tipologia di evento. Ecco, i biglietti non saranno assolutamente più cartacei, ma neanche i QR code, perché non converrà più, ma si utilizzeranno degli NFT. Perché per esempio, se io dovessi assistere all'ultima partita di una leggenda come Kobe Bryant, che va a fare 60 punti nella sua ultimissima partita facendo vincere la sua squadra, ecco, a quel punto quell'NFT potrebbe prendere parecchio valore, perché con un biglietto NFT tu vai a certificare tramite lo smart contract che era realmente quella partita, e magari in futuro potrai vendere quell'NFT a chissà quanti soldi. Sembra pazzesco, ma già adesso, ragazzi, c'è un mercato enorme. I biglietti di partite famose che sono stati venduti su eBay, è un mercato miliardario. Quindi sono sempre più convinto che non sia lontano il giorno in cui le persone inizieranno a dire: ah, ok, ora ho capito a cosa servono questi NFT. Quindi io penso che siano valuta sociale nel mondo online, nel mondo ormai in cui ci stiamo dirigendo, del metaverso, per le persone di poter dire: ok, io possiedo questo NFT, faccio parte di questa community. Ovviamente il discorso del trading di NFT non è assolutamente un qualcosa per tutti, anche perché, come dicevo, la situazione in questo caso è molto molto simile a quella della bolla delle dot-com. Però un po' come è successo anni fa per chi investiva nel mercato azionario e vedeva questi primi early adopter che iniziavano a investire, a scambiarsi queste criptovalute, possibile che saranno sempre di più coloro che inizieranno a scambiarsi, a tradare, a flippare gli NFT. Quindi, come dicevo, però si tratta di pura speculazione e non è assolutamente per tutti. Personalmente, uno dei progetti NFT che sto guardando, che sto seguendo con interesse, è questo progetto di queste Crypto Bull Society. Lo so che sembra un qualcosa di assurdo, ragazzi, però è un progetto che ancora deve essere lanciato. Questi NFT non esistono ancora in circolazione, ma che cos'è l'unicità di tutto ciò? Bene, ci sono solamente 7777 esemplari, quindi c'è la scarsità, che è uno dei fattori principali degli NFT. L'artista, a quanto pare, è molto famoso, è un artista israeliano che fa delle opere 3D, e la community ho visto che è davvero agguerrita. C'è gente che ancora non è uscito fuori questo progetto NFT, ma in molti sono già parecchio eccitati. E quindi non sto dicendo che comprerò una di queste non fungible mucche, però sto semplicemente dicendo che è un progetto che seguirò, perché non mi stupirei dovessero passare il momento in cui
fossero lanciate da prezzi bassi o medio bassi fino ad arrivare a prezzi spropositati come quelli di altri NFT che abbiamo visto in precedenza. Vediamo che cosa succederà nel settore del trading di NFT. Personalmente, sia bolla che non sia bolla, quello che volete, ma io penso che continuerà a crescere. Ci saranno sempre più acquirenti che entreranno in questo settore. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere se è pura pazzia tutto ciò, se pure anche voi state iniziando a capire un po' qual è il concetto che sta dietro al flipping, al trading di questi NFT e soprattutto i risvolti imprenditoriali in futuro. Come al solito non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Io direi che anche per questo video è tutto, noi ci rivediamo molto presto nel prossimo video.